La maggior parte degli utenti che venerdì avranno la possibilità di giocare a FC24 avrà tra le mani 4600 FC Points. Ma come spenderli? Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi andiamo ad analizzare insieme il miglior modo per andare a spendere i 4600 FC Points che la maggior parte degli utenti che giocheranno il 22 settembre a FC24 avranno tra le mani grazie al bonus del pre-order della versione Ultimate. E a differenza di quello che avete sentito in giro, secondo me ci sono delle opzioni che sono state scartate aprioristicamente che in realtà ci possono stare. Quindi diciamo che possiamo andare a suddividere questo video in due macro argomenti. Una prima parte dedicata alla spesa di FC Points in pacchetti ed una seconda parte invece dedicata a quelle che sono le modalità di spesa. Andiamo a vedere insieme innanzitutto la parte dedicata ai pacchetti, perché a differenza di quello che vogliono farvi credere, aprire i pacchetti non è per niente una sciocchezza e adesso vi spiego il motivo. Allora, innanzitutto, facendo un rapido calcolo matematico, con 4600 FIFA Points più o meno ci andiamo a portare a casa una trentina di pacchetti da 7500. Che cosa vuol dire questo? Che con 30 pacchetti da 7500 crediti noi ci andiamo a prendere, bene o male, facendo una media tra questi pacchetti, senza andare a considerare ovviamente delle sculate che possono succedere, andandone poi a vendere il contenuto più o meno, diciamo in maniera abbastanza standard, sui 2000 crediti, che moltiplicati per 30 fanno la bellezza di 60.000 crediti. Io già vi vedo nei commenti che magari mi direte: sì, ma te, ma io con 60.000 crediti che ci devo fare? Io voglio comprare Kvara. Kvara però magari costa 100.000, che devo fare? Prima che ci arrivo giocando, tra le varie modalità che danno premi, che insomma tardano a carburare, come facciamo? La risposta è semplice, perché l'apertura dei pacchetti per mettere da parte questo tesoretto non deve essere finalizzata a quello che è l'investimento immediato dell'acquisto di giocatori, ma bensì per quanto riguarda invece il metodo che vi spiegavo l'altro giorno e vi consigliavo del flipping, ossia andare ad utilizzare questo budget per targettare 100, per dirvi, giocatori da 600 crediti, riempirvi la lista e con questi oggetti andare a puntare a dei profitti veloci ma costanti. Per cui andate a caricare 100 oggetti, ne vendete 80, ricaricate e così via, andandovi a prendere un margine del 2-3% su carta e a crescere questo tesoretto che praticamente vi è piovuto dal cielo, perché non vi siete sforzati per metterlo da parte, visto che sti 4600 FIFA Points e sti pacchetti li avete aperti così per ridere. Questo è il caso in cui vi dovesse andare male lo spacchettamento, perché poi potreste anche pensare che da questi pacchetti riesca qualcosa che vale effettivamente un discreto numero di crediti, per cui magari destinate una parte del budget già a comprare qualche giocatore che pensate potrebbe salire perché utilizzato classica carta gameplay, detto in gergo, e l'altra parte invece me la andate a destinare tranquillamente a qualche movimento di mercato. Quello che non va sottovalutato è anche un altro elemento, perché per la prima volta nella storia recente di FC24, o comunque di FIFA, il giorno stesso in cui il gioco verrà rilasciato ci sarà una promo. È vero è che la promo Nike Mad Ready non è altro che una promo estetica, per cui i 5 giocatori speciali che ci saranno, e ne conosciamo già 3, Enzo Fernandez, Chiesa e Koundé, avranno semplicemente degli upgrade estetici, ci avranno la scarpina, il polsino, il cappellino, per dire una cagata. Quindi a livello statistico non è che saranno più forti e chissà quanto potranno costare in più. Però sapete bene che la presenza di una promo all'interno del gioco potrebbe chiamarsi dei pacchetti speciali. Pacchetti speciali che ovviamente negli ultimi anni nel mercato noi non abbiamo visto, fino a quando poi dopo settimane non usciva una vera promo. Per cui potreste anche pensare di star lì sornioni, palleggiarvela un attimino, attendere le 19 e magari gli FC Points da spendere in pacchetti ve li spendete in pacchi speciali e poi con quello che andate a racimolare ovviamente vi innescate la macchina di cui vi parlavo in precedenza, relativa alla compravendita, al tesoretto da andare poi a reinvestire. Quindi questo per quanto riguarda i pacchetti, e diffidate da quelli che ve la bocciano appena sentono parlare di pacchetti, perché in realtà l'apertura delle
scatolette chiuse dalle quali potrebbe uscire qualcosa di interessante, in realtà ci può anche stare se con questo ragionamento alla base. La seconda parte di questo video invece, vi dicevo, è dedicata a quelle che sono le modalità di gioco online alle quali noi possiamo accedere attraverso gli FC Points. Quali sono queste modalità? I draft. Draft online, ma anche i draft offline. Entrambe queste modalità secondo me hanno dei pregi e dei difetti. Non esiste una scelta assoluta tra i due e le andiamo ad analizzare. Partiamo dai draft online, che innanzitutto, bene o male, andando a fare un rapido calcolo, andando a spendere 300 FIFA FC Points per 15 draft, otterremo più o meno 4500 e quindi ci avanzeranno anche 100 FC Points. Andando a disputare 15 draft, se noi perdiamo alla prima partita, andiamo a prendere comunque dei pacchi che sono migliori rispetto a quelli che andremo a prendere con 150 FC Points o il pacchetto da 7500 crediti. Quindi voi non dovete disperare al pensiero di perdere subito. E comunque il consiglio è quello di raffrontarsi con questa modalità se sapete di essere un minimo pratici. Anche se all'inizio anche per voi potrebbe essere un terreno abbastanza ostico, perché sapete che i draft sono la modalità preferita da pro player e tryharders proprio per il motivo di dare dei pacchetti che altrimenti costerebbero molti più FC points, ma soprattutto, ripeto, non sono presenti e disponibili all'acquisto. Un altro però aspetto positivo dei draft online è quello di iniziare ad imparare il gioco, iniziare ad imparare quali sono determinate meccaniche che funzionano e quali quelle che non funzionano. E in più, anche il doversi magari andare a rapportare contro dei giocatori più forti, io non lo vedo come un problema. Anzi, voi andate a sfidare dei giocatori che potrebbero insegnarvi qualcosa, dai quali poter rubare qualche segreto e soprattutto che potrebbero mettere in evidenza quelli che sono i vostri lati carenti, sui quali andare poi a lavorare successivamente. Quindi, questo per quanto riguarda i draft online, che inoltre vi lascio poi nei commenti, danno questo tipo di combinazioni di pacchetti per ogni vittoria. Per 0 vittorie queste 6 combinazioni, per una vittoria queste 7, per 2 vittorie altre 7, 3 vittorie 12 e per 4 vittorie la bellezza addirittura di 20 differenti opzioni che, vi ripeto, poi siete liberi ad andarvi a consultare al link che vi lascio qui sotto in descrizione. Per quanto riguarda invece i draft offline, praticamente la modalità di accesso è la medesima, perché come potete vedere vi si accede o con 15.000 crediti o con 300 FC Points, che è quello che ci interessa. Quali sono gli aspetti positivi dei draft offline? Beh, banalmente, se sapete di essere magari dei giocatori non eccelsi, potete andare a scegliere voi la difficoltà e comunque avere il lato positivo di portarvi a casa dei pacchetti, insomma, che, come dicevo in precedenza, potrebbero darvi qualcosina perché sono diversi da quelli standard che troviamo sul mercato. Inoltre sfatiamo anche un altro falso mito, ovvero quello che i premi e le ricompense del draft offline variano in base a quello che è il livello di difficoltà scelto. Non è assolutamente così. Come potete ben vedere, anche i draft giocatore singolo hanno diverse combinazioni ed è totalmente randomico il premio che voi andrete a trovare. Ste 4 partite, se giocate una difficoltà lieve, le vincete e banalmente ad ogni vostra quarta vittoria avrete la possibilità di ricevere una di queste 18 combinazioni. L'unica cosa che cambia se selezionate una difficoltà più elevata sono i crediti a fine partita come bonus. Quindi non state lì a dire cavolo, ma io il draft offline, ragazzi, più a leggenda quando lo dico, mi conviene giocare online. No, perché se sapete di avere dei limiti, magari vi fate il draftino a esordiente, vi scaglionate un po' perché è un po' noiosetto, però i premi ve li portate a casa comunque. L'aspetto negativo è proprio questo, perché sebbene online imparate il gameplay, vi fronteggiate con dei giocatori dai quali potete imparare qualcosa, con una CPU di livello scarso, penso che dopo un po' vi scendono gli zebedei direttamente a Palermo. Perché, parliamoci chiaro ragazzi, giocare contro il computer non è né divertente né ti lascia qualcosa. Però, per prendere dei pacchetti all'inizio, vi date un pizzicotto sulla pancia e se non siete fortissimi potete anche pensare di farlo. Inoltre, un altro aspetto positivo al quale magari non avete pensato dei draft offline è che attraverso le difficoltà più inferiori magari voi potete andare a completare tutti quegli obiettivi, tipo fai 500 gol in tutte le modalità, fai 500 assist di qua, 300 filtranti di là, il gol in rovesciata, e quelli sono pacchetti grossi di solito, 100k, ultimate, non scambiabili, ok, però sono pacchi grossi.
Quindi potresti unire utile e dilettevole e quindi sacrificare l'aspetto gameplay per andare a sposare invece un comparto più redditizio per quanto riguarda le ricompense e anche degli obiettivi. Ragazzoni miei, per questo video è tutto. Come al solito nei commenti vi aspetto, fatemi sapere come avete intenzione di spenderli voi, perché già lo so, ludopatici maledetti, che andrete a spendere un pacchetto tira l'altro. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che per me è importantissimo. Un saluto al vostro Riberoschi e a presto. Ciao.